Oggi è un giorno molto importante per l'UNICEF perché ricorre la firma della Convenzione dei diritti dei minori, quindi è una legislazione fondamentale per i bambini di tutto il mondo. Noi abbiamo voluto festeggiarla facendo alle 12 presentando questa mostra dei lavori che durante un anno i ragazzi hanno fatto, scuole elementari, scuole medie, anche il liceo classico di Ferrara ha partecipato a questa esperienza. Quindi parlare di educazione all'ambiente significa lavorare su quel raccordo, su quel segmento che riguarda sia l'uomo e i rapporti dell'uomo con la natura. È molto importante che questo avvenga in un contesto educativo, ma soprattutto sia di rinforzo dei diritti del minore, nel senso che chi è più piccolo deve capire molto bene quali sono le sue azioni da compiere nei confronti della natura. La mostra inaugurata oggi in municipio raccoglie le testimonianze fotografiche relative al lavoro svolto dalle scuole Bombonati, Alda Costa, Domilani, Manzoni, Mosti, Poledrelli, Leopardi e le secondarie Bonati, liceo Riosto, di Argenta e di Berra. Fanno tutte parte di un progetto che si rivolge alle scuole del territorio ferrarese, dalla scuola dell'infanzia a quella superiore di secondo grado, in cui in questi anni sia stato realizzato, sperimentato un orto didattico. La proposta è nata dalla collaborazione tra l'Associazione Orto Condiviso di Ferrara, il Comitato UNICEF di Ferrara, che da sempre si occupa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con la collaborazione del Fotoclub di Vigarano e l'ufficio E Ferrara Urban Center del Comune di Ferrara.